Dopo Pesaro, la protesta degli agricoltori arriva anche a Fano. Siamo a poco distanti dall'ingresso A14 di Fano. Sono arrivati questa mattina i trattori che rimarranno qua anche nella giornata di domani, venerdì 16, e anche in quella di sabato 17 febbraio. Provengono da tutta la provincia di Pesaro e Urbino, anche da Ancona. Sui loro mezzi, cartelli e striscioni: difendo il futuro dei miei figli, lottiamo per difendere la nostra terra, salviamo l'agricoltura e le nostre tavole. A non mancare le bandiere italiane, come a testimoniare che dalle mani di ognuno di questi agricoltori viene prodotto il vero Made in Italy. Protestano e continueranno a farlo anche domani sulle norme imposte dall'Unione Europea, sulla concorrenza sleale e sul caro gasolio. Noi sì, non facciamo reddito, rischiamo, molte aziende rischiano di scomparire, ma anche il consumatore deve essere informato su quello che sta succedendo, sulle speculazioni che ci sono all'interno della filiera. I prodotti, come tutti sanno, perché sotto gli occhi di tutti, sono praticamente raddoppiati al dettaglio, mentre i nostri prezzi stanno scendendo. Quindi noi siamo qua sia per noi come imprenditori agricoli, ma anche per noi come consumatori, ma anche per tutti i consumatori, perché vogliamo chiedere che sia rivisto tutto il comparto della filiera per poter dare dei prezzi alla portata dei cittadini, quindi aumentare il loro potere d'acquisto e dare la possibilità a noi agricoltori di sopravvivere e di fare reddito, insomma. E questo è per il bene di tutti, perché poi sia agricoltura biologica che convenzionale, comunque abbiamo dei disciplinari che sono molto stringenti. Un grosso problema che ci penalizza è anche quello delle importazioni di prodotti che vengono da paesi che non hanno i nostri disciplinari, e questo, anche questo, è una battaglia che va per noi, perché ci fa concorrenza sleale, ma va anche, lo stesso anche per i consumatori, perché i consumatori devono essere ben consapevoli di cosa arriva sulle loro tavole. E invece, per quanto riguarda la politica agricola comune, ovvero la PAC? La nuova PAC, che ci impone delle regole sempre più stringenti, quasi impossibile da applicare, perché sono state scritte per i 27 paesi europei, per cui ci sono delle regole inapplicabili, perché questi regolamenti non prevedono deroghe e di conseguenza gli agricoltori si trovano in grandi difficoltà nell'applicarle. Oltre a questo, gli agricoltori protestano perché, a seguito delle importazioni di prodotti che non rispondono ai requisiti dell'Unione Europea, che ci fanno una concorrenza sleale, i nostri prezzi sono stati affossati, per cui le aziende agricole non riescono più a fare reddito e di conseguenza sono tutte in perdita. Nella mattinata di domani è previsto un corteo con oltre 200 trattori per le strade della città di Fano, mentre sabato una delegazione con alcuni mezzi stazionerà al Pincio, dove saranno distribuiti dei volantini informativi sul motivo della protesta. Una manifestazione che è un po' contro le associazioni di categorie nostre, che non ci tutelano, contro il governo e contro la comunità europea, che ha fatto una PAC impossibile quasi da attuare per gli agricoltori. Ne si parla tanto di IRPEF agricola. L'IRPEF agricola è una cosa che interessa in modo marginale, è un piccolo cosa che il governo ci vuol dare, ma che è pressoché insignificante. Quello che interessa agli agricoltori è la giusta remunerazione del prodotto che producono. Non ci interessano i contributi agricoli, nel quale si parla tantissimo per televisione che l'Europa ci dà il 30% e noi contribuiamo per il 3%, che vanno a finire, la stragrande maggioranza dei casi, l'80% dei fondi li prendono le grandissime aziende che sono controllate dai grandi gruppi industriali, e quindi all'agricoltore gli va ben poco, pochissimo. Per la prima volta i cittadini sono con gli agricoltori, perché hanno capito e capiscono che l'agricoltore tutela il territorio e vuol portare ai supermercati un cibo di alta qualità, di altissima qualità. Purtroppo chi ci governa ci tutela poco o male.